L'indeterminazione in questo caso è proprio la ricerca di una dimensione dove si ritorna a riflettere sulla natura dell'immagine. È un tipo di astrazione che non segue necessariamente ciò che è stato fatto nella storia, per esempio non è un'astrazione solamente geometrica, non è un'astrazione informale, neanche analitica. È un'astrazione che oggi ha questa identità, ma può tornare da un momento all'altro ad adottare stilemi figurativi. Questo per me è interessante perché indica che le generazioni degli artisti nati tra la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 90 non hanno più questo genere di vincolo culturale. Le opere prodotte per questo evento hanno di per sé questa caratteristica di instaurare con lo spettatore un rapporto di percezione a distanza. Si arriva cioè a percepire una tipologia di immagine che è l'effetto di sovrapposizione di layer di linee che danno un'immagine che invece non appare più nel momento in cui l'opera viene vista a una distanza molto ravvicinata. Le forme che raffiguro nascono in modo germinativo, proprio come delle gemmazioni mentali, tramite appunto magari l'osservazione di immagini naturalistiche o del vissuto stesso. E attraverso appunto queste fascinazioni che ho dalla realtà, attraverso proprio il ricordo di esse, nascono queste forme. Se pensi alla JPEG, no, ha una cifra, come dire, informatica infinita e compone l'immagine. Ecco, le immagini si compongono proprio allo stesso identico modo, mediante un framing pittorico che si costruisce dal basso verso l'alto, telato su dei supporti telati o lignei, e forma appunto una nuova e possibile codificazione dell'immagine. Questi post-it non sono riconoscibili immediatamente perché vado a utilizzare una sorta di censura, di cancellazione della superficie stessa di questi materiali o con una traccia gestuale che possono essere appunto tratteggi con posca bianche, con matite, grafiti, quanto invece con delle campiture di colore e poi in ultima fase con il gesso acrilico bianco che è sempre l'ultimo passaggio nella costituzione delle opere. A me interessa molto il livello esperienziale della pittura, in primis io che dipingo e secondo chiunque guardi quello che ho fatto, perché è una resistenza al quotidiano che è un fluire continuo in cui spesso non si ha il tempo materiale di soffermarsi su La niente. particolarità dell'ultimo periodo è cercare una relazione tra l'opera e l'osservatore, una dinamica che rimane comunque sempre oscura, ma in cui alcune caratteristiche sono delineate tra sicuramente la vista e lo spazio, per cui le mie sculture si inseriscono sempre negli spazi e la ricerca si è spostata in modo lento ma continuo nella relazione che esiste tra l'osservatore e la dinamica in cui l'opera è inserita.